Cari amici e amiche di pomeriggio, eccoci tornati a un altro delle nostre chiacchierate con l'uomo da Milano, Simone Zappacosta, i nostri occhi, le nostre orecchie nella grande Milano. Ciao Simone, bentornato. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Simone, com'è a Milano? Come si sta? Come va? Come è passato questa settimana? Sempre molto frenetica, tanti eventi, il tempo è sempre brutto, però si sta bene, c'è tanta roba da fare e fortunatamente questa settimana c'è un bel collegamento con la nostra regione, l'Abruzzo, di cui mi fa sempre molto piacere parlare, poter parlare anche se il focus è su Milano. Esatto, perché il focus è su Milano, però in più occasioni, diciamo, tu sei riuscito comunque a fare questo match miracoloso tra Milano e l'Abruzzo. E oggi è una di quelle volte lì perché sei andato, diciamo, sveliamo quello che è successo, il live club tour di Dile. Francesco Di Lello è approdato a Milano e poi anche a Torino e tu, diciamo, lo hai seguito in queste due grandi occasioni. Sì, la prima leg del tour che è stata appunto tra Milano e Torino, di Dile, che è un cantautore abruzzese che ha fatto queste prime due date. Non era stata sicuramente la sua prima data a Milano perché ha suonato più volte già qui a Milano, però questa fa parte proprio di un tour più grande, perché oltre a queste due date ci saranno anche Bologna e Roma per chiudere un po' il suo percorso italiano, dove porta in giro il suo ultimo album. Lui è un ragazzo di Francavilla, quindi orgoglio abruzzese, che però ha molto successo in tutta Italia perché ricordiamoli, ha due album fuori, un totale di più di 20 milioni di stream, quindi non è proprio per gente, ma i numeri parlano chiaro che la sua musica parla per lui No. ed è fortissimo e molto seguito. Un grande futuro, tra l'altro, proprio si prospetta per questo cantautore, appunto abruzzese, l'abbiamo detto, di Francavilla al Mare. Tu lo conosci personalmente? Sì, ho la fortuna di conoscerlo personalmente, siamo amici. E appunto, con la grande passione che abbiamo entrambi sulla musica, abbiamo modo anche di fare chiacchiere oltre da amici, anche da persone del settore, quindi ci confrontiamo molto spesso su tutto, su diversi temi. Simone, quindi insomma, Dile, una grande carriera proprio gli si prospetta davanti, è già iniziata, diciamo, e appunto, come hai detto tu, orgoglio abruzzese. Sì, parlando di numeri, i numeri sono importanti perché già dal 2020 che ha pubblicato il suo primo album, poi con gli ulteriori singoli, fino ad arrivare anche ad un feat con Federica Carta, un personaggio noto del pop, ha fatto anche Amici, ha vinto, ha partecipato a Sanremo, e poi l'ultimo album hanno fatto sì che i numeri siano sempre in crescita e quindi si spera appunto per lui che si possa andare sempre più avanti. Inoltre, con il suo Senti. ultimissimo singolo, che è Carnevale, lui è riuscito ad entrare in top 50 viral, nella classifica di Spotify dei brani più ascoltati nel momento, e anche sulla piattaforma TikTok è andato nella classifica di TikTok più visti e più utilizzati. Quindi. Insomma, un grande cantautore e tra l'altro questo Carnevale, che è questo singolo, no? Che ha avuto questo enorme successo, tratta di un tema importante perché è quello dei disturbi alimentari. Sì, infatti il collegamento con la traccia, cioè con un'associazione che è Alimenta, con cui lui ha avuto a che fare appunto nel periodo precedente e subito successivo dell'uscita del singolo, ed è un tema appunto importante, quindi oltre alla bravura musicale, oltre ai bellissimi testi, c'è anche un contenuto che non è banale, diciamo.
E devo dire che tra l'altro ogni volta che hai portato qui i cantautori che ci hai fatto conoscere, abbiamo imparato proprio ad amarli e abbiamo imparato come nelle loro, i loro testi in realtà spesso, spessissimo, affrontino temi importanti, speciali, sia per la loro generazione, ma insomma, diciamo, sicuramente temi universali. Sì, sicuramente. Poi questo tema è anche particolarmente difficile da portare in giro perché appunto è molto delicato, però il modo in cui lui è riuscito a farlo è veramente i numeri che sta facendo corrispondono alla buona volontà e alla riuscita di un bellissimo testo. Lui ha lavorato anche con produttori molto forti del panorama, quindi anche con il loro aiuto, diciamo che porta insieme testa e musica in una maniera Beh, perfetta. chiaramente un lavoro di squadra ottimo, testimoniato anche, dal successo delle sue date live. Sì, perché oltre ad aver suonato in Abruzzo, dove è più chiaro che ci sia tantissima gente, perché 2 anni fa mi ricordo che c'è stato un suo concerto a Francavilla in piazza che era veramente stracolma, anche nei club tipo a Milano, fare il sold out a Milano e portare tantissima gente anche a Torino, come dovrebbe essere Bologna, come sarà Roma sicuramente, è un orgoglio perché vuol dire che si sta facendo un ottimo lavoro. Bene, io so che tu ci hai portato del materiale da visionare Sì, e che è molto quindi io. interessante perché durante il live lui fa cose molto carine, tipo scendere tra il pubblico e quindi avere questo legame, questo approccio con i fan molto diretto. E allora guarda Simone, io direi che abbiamo parlato di Dile, adesso ce lo andiamo a vedere, ad ascoltare, grazie ai tuoi video, alle tue testimonianze, e chiedo a Nico dalla regia di così fornirci questo materiale video. Cazzo di cose di te che mi mancano, che poi se ci pensi alla fine le cose più belle ci stancano. Fumare che solo pensare, come è diventato uno stagno, che solo sei con un altro. Madonna quanto è bella quella canzone. E mentre la città sta già dormendo, tu chissà dove sei. Quei particolari sanno di me, e adesso come faccio a non pensarci, a non pensare a te, che la canto non siamo più niente di speciale, non siamo più niente, niente, non siamo più niente di speciale, non siamo più niente, niente. Nasconde sempre dentro le canzoni tristi, si giudica lo specchio che se odia i pregiudizi, quando si innamora non le viene fame, lancia le monete dentro le fontane, senta gli occhi di suo padre, nelle storie complicate, ama stare sola ma non è capace, mette una maschera anche se non è carnevale, mette una maschera anche se non è carnevale. Come on.
col cuore che ti batte forte, il cuore che mi batte forte, il cuore che ti batte forse. E meno male che non era niente, ho ancora il tuo profumo sulla pelle. Avrei fumato mille sigarette fino alle sette, fino alle sette. E anche questa volta va così, cerco le risposte dentro un altro G. Non ho più le forze di annegare nei tuoi forse. E anche questa volta non sei qui, cerchi ancora un po' di me dentro i tuoi jeans. E ci pensi certe volte col cuore che ti batte forte. Non mi stringe mai come facevi tu, e non mi dice mai le cose come le dicevi tu. Si è fatto tardi ormai, si è fatto tardi ormai, si è fatto tardi. Tutta voce, tutto quello che ho fatto per te. Eccoci tornati dopo questa immersione nei live di Dile, grazie al nostro Simone Zappacosta che ci riporta sempre queste chicche. C'è chi no, va in viaggio, riporta le calamite da frigorifero, tu invece ci porti i video. Ci porti i video, le testimonianze dei locali direttamente dall'interno. Bene, ci piacciono, ci piacciono. Una particolarità che in questi video non si vede è una tradizione ormai dei concerti di Dile, che poi una volta finito tutto ci si rincontra fuori dal locale con la chitarra in mano per continuare a cantare due o tre canzoni insieme con tutto il pubblico che è rimasto fuori ad aspettare. Meraviglioso, meraviglioso. Allora abbiamo parlato di Dile, ci è piaciuto così tanto. Io direi tra l'altro di segnalare le due date del club tour live di Dile che rimangono. E sono a Bologna il 14 novembre al Locomotive Club e a Roma il 16 novembre al Largo Venue. Esatto. Va bene. Allora, caro Simone, devo dire che siamo arrivati al termine della nostra consueta chiacchierata del venerdì. Mi è piaciuta molto, molto, molto questa cosa. Tra l'altro vorrei dirti, invita Dile a partecipare ad una delle nostre trasmissioni, ci farebbe tanto piacere, sicuramente anche ai nostri telespettatori. Ne sono sicuro che farà piacere anche a lui, adesso proviamo ad organizzarla. Bene, molto bene. Allora, caro Simone, io per il momento ti lascio qui, ma ti riacchiapperò venerdì prossimo e sono sicura che ci porterai tante altre novità, perché sei sempre veramente generoso da questo punto di vista. E quindi io ti saluto. Grazie mille. Grazie, grazie a te come sempre, e do appuntamento ai nostri telespettatori per le chiacchierate con Simone Zappacosta, il nostro uomo da Milano, a venerdì prossimo. Nel frattempo vi lascio alla puntata dell'Abruzzo Racconta, che ci è piaciuta tanto, talmente tanto che la rivediamo con Adele Di Felice Antonio per la regia, il montaggio di Maria Carannante.